Dopo aver visto un modo diverso, ecco, di utilizzare il principio della dinamica, sul quale abbiamo basato l'interpretazione dei moti, abbiamo visto che non ci sono solo le forze importanti in natura, ma ci sono anche altre grandezze fisiche che giocano un ruolo determinante. Una di queste è l'energia. E abbiamo visto che c'è una particolare categoria di forze, che sono forze conservative, che ammettono forme di energia legate alla posizione, energia potenziale, e nel caso che solo questo tipo di forze siano in azione, l'energia meccanica, cioè cinetica più potenziale, ha un totale che rimane costante durante il moto. Quando invece agiscono forze che non hanno energia potenziale, okay, allora il lavoro di queste forze è la causa della variazione dell'energia meccanica, ma come vedremo un pochino più avanti, questo non significa che l'energia sparisce, ma assume una forma che non è più meccanica, o almeno non meccanica dal punto di vista macroscopico. E la legge di conservazione dell'energia è una delle più profonde di tutto il modo in cui l'universo funziona. Le cose avvengono nel rispetto di questa legge. L'energia non sparisce e non si crea, rimane costante. Cambia di forma, di tipo. E ciò che produce il cambiamento della forma sono le forze, quelle che noi chiamiamo forze, un termine più moderno è interazioni, le interazioni tra componenti dell'universo sono la causa del fatto che una forma di energia passa da un tipo ad un altro, ma il totale rimane costante. Okay? C'è un'altra forma, una grandezza fisica importante, molto importante, che vediamo oggi, anche questa soggetta a una legge di conservazione cruciale. Utilizzando queste leggi di conservazione addirittura sono state previste delle particelle elementari mai osservate prima, che dopo anni sono state rivelate. Quindi se qualcosa apparentemente non funziona, in realtà è perché c'è qualcosa sotto che non vediamo, e se cerchiamo bene alla fine la si trova. Per introdurre l'argomento di oggi vi mostro un filmato. Sarebbe stato bello farlo non in laboratorio, ma ahimè questo non è stato possibile, ma non fa niente, si può fare lo stesso. Ci sono, forse li vedete, due carrelli, okay, che scorrono su una rotaia in modo tale da ridurre almeno per quel tratto quanto più possibile l'attrito, e che a un certo momento entrano in collisione. Okay. Il carrello con il bicchierino azzurro-blu collide, urta il carrello con sopra il bicchierino rosso. I due corpi hanno una massa complessiva che è la stessa, 515 grammi, poco meno di mezzo chilo, e l'urto è un processo fisico che conoscete tutti, insomma, ahimè tante volte è abbastanza dannoso perché si collidono due veicoli sulla strada, questo è seccante, ma è un fenomeno abbastanza comune, e sotto questo fenomeno molto semplice c'è una importante legge fisica di conservazione. Vediamo un altro tipo analogo a questo. Qui le masse sono diverse, il carrello blu ha una massa circa doppia dell'altro. 1015 grammi quello blu, quello rosso 550. Ok? Allora, beh, facciamo così. Andiamo a vedere se possiamo dire qualcosa di più di quello che accade, su quello che accade nel corso della collisione. Ok?
andiamo alla ricerca di qualcosa, di un comportamento regolare, di qualcosa che ci dica qui sotto c'è qualcosa di importante. E analizziamo il filmato per vedere qual è la grandezza che possiamo associare a questi due carrelli, tenendo presente che viaggiano su una rotaia orizzontale, ok? Facciamo così. Che ha lo scopo di punto tra due carrelli. Questa è la nostra rotaia, carrello blu e carrello rosso. Fatemi fare il disegno. Qui c'è il bicchiere blu e qua c'è quello rosso. Chiamiamoli B. Mentre questi stanno muovendo, cosa possiamo dire del loro moto? È un moto rettilineo, non basta, uniforme. Per quale ragione? Perché la velocità rimane costante. Sì, perché possiamo dirlo? Dopo lo misuriamo, perché possiamo dire che rimane costante? O meglio, posto che misureremo tra un secondo che la velocità rimane costante, ne deduciamo che prima che il carrello blu punti quello rosso, la velocità è costante, dopo cambia, attenzione, ma prima che lo urti la velocità è costante, lo vedo, ne deduco che, primo principio della dinamica, o secondo anche se preferite, se la velocità di B, vale anche per R, è costante, vuol dire che la forza applicata a B ha una totale che è zero. Se no non sarebbe così, se no accelererebbe, ok? Quali sono le forze applicate a B? Ce ne sono di forze applicate a B? Sì, sono almeno due, in realtà sono tre, ma sono almeno due. La prima è la forza peso, poi c'è l'azione vincolare, che si bilancia perché il carrello non si muove verticalmente, okay? Quindi il peso viene compensato dalla presenza della rotaia. E poi in realtà c'è l'attrito tra le parti mobili del carrello e con l'aria, che per come è fatto il carrello e per questo breve tratto tutto sommato influisce molto poco. Certo, se il carrello fosse lungo 10 metri, in 10 metri comincio a vedere il fatto che il carrello comincia a rallentare perché l'aria lo frena e perché le parti interne meccaniche pur se sono lubrificate hanno comunque un minimo di attrito, ma su questo piccolo tratto la cosa è accettabilmente trascurabile, d'accordo? Dopodiché, come vedremo il peso tra un secondo, cosa succede? C'è l'urto. Che significa? Come lo quantifico l'urto? Come lo vedo? A parte vederlo soltanto perché i due insomma, entrano in contatto uno con l'altro. Ma cambia che cosa? Cambia la velocità del carrello, del primo e anche del secondo. Le due velocità cambiano e quindi, poiché cambiano, che cosa ne deduco? Che se cambia la velocità, questo non vale più. Tra prima e dopo l'urto, le velocità del B, per esempio, saranno diverse. E quindi dico che sono intervenute delle forze. Se le velocità del carrello blu e di quello rosso anche cambiano, vuol dire prima dell'urto valeva questa. Dopo la velocità è cambiata, tra prima e dopo l'urto è intervenuta su B una forza. Quale forza? Che cos'è che altera la velocità del carrello blu? Il carrello rosso. Perché la rotaia rimane la rotaia,
l'area quella che era prima, ok? L'unico fatto nuovo è il fatto che i due carrelli entrano in collisione, okay? Andiamo a fare le misure, basta chiacchiere, vediamo i carrelli in azione, che è molto più istruttivo delle mie chiacchiere senz'altro. Allora, eccolo qua, prendiamo intanto il primo, per esempio il primo filmato, che è quello con quei due carrelli che hanno la stessa massa. Okay. È molto breve, si fa questo ad analizzare. Qui c'è un asta, se la vedete, c'è un metro, l'asta da un metro. Allora, teniamo buono tutto il filmato, cioè non serve selezionare i fotogrammi. Come calibrazione usiamo il metro che c'è qua sotto, questo è un estremo, questo è l'altro, okay. 1,0 è un metro, togliamo questo, sistemi di coordinate, possiamo dire fissiamo, ecco. Vediamo come riferimento la cima, il tombino che c'è sopra il bicchiere, e diciamo che controlliamo che l'allineamento si mantenga anche dopo, se si muove in lungo X. Dopodiché prendiamo qui la massa A è quella rossa, vabbè, allora cominciamo col secondo a tracciare il secondo carrello, quindi dovremmo tracciarli entrambi ovviamente. Allarghiamo un poco, qui quello che ci interesserà ovviamente sarà la coordinata X, che la collisione avviene lungo l'asse delle X, quindi qui lascio X, ecco, cerca, poi il grafico viene un po' più corretto. Ok, una velocità inizialmente nulla e poi comincia a muoversi. Ok, e questo per quanto riguarda il carrello rosso. Dopodiché, nuovo carrello, andiamo su massa B, questo è azzurrino, spostiamolo sotto, stesso discorso. No, non volevo, è partito prima del previsto, chiedo scusa, rifacciamo. Chiedo scusa, ripeto, rifacciamo da zero. Ok, massa B, auto traccia. Aia, che strano. Qualcosa che clicco però non dovrei cliccare. No, non me lo vuole fare, non capisco il perché. Un po' sì, però in realtà è il primo fotore che è in moto. Allora lo facciamo manuale, non è un problema.
diciamo, manuale verrà un poco meno ben definito, ma non fa niente. X inizialmente è costante, non cambia, quindi la velocità è nulla. Dopo la collisione, che avviene circa in questo istante, parte con una determinata velocità. Andiamo a vedere quanto vale. Analizziamo con questo, ma con una retta limitatamente ai punti dopo la collisione. Qui la velocità nel nostro sistema è circa 0,6, diciamo, metri al secondo. Ok? Quindi se il carrello rosso prima V è 0, dopo l'urto V'X vale R, perché il buio rosso, 0,6 verso destra. Carrello blu, il nostro B, ok, quindi cambiamo massa A, invece massa B. Abbiamo analizziamo la prendiamo un poco meglio, vede circa 6,8. Ok, 0,6 circa. Ok? Quindi prima della collisione, V del V, X prima della collisione, 0,7 circa metri al secondo, prima. Dopo, V di X sarà una velocità più piccolina. Andiamo a vederla. Riconsidero i punti dopo la collisione, mi viene circa 0,5. Con il dubbio del tracciamento manuale, che di solito non è necessario, quello. Ok? Quindi, fatemi tornare all'inizio, cosa posso dire stavolta? Il nostro carrello subisce, sia il blu che il rosso subiscono un'accelerazione, la loro velocità cambia, perché c'è un cambio di pendenza a causa della presenza dell'altro carrello. Ok? Il moto
tra prima e dopo l'urto cambia perché? Perché ciascuno dei due carrelli entra in collisione con l'altro. Quindi il carrello blu accelera il carrello rosso, il carrello rosso durante la collisione frena, rallenta quello blu. Ciascuno dei due agisce con una forza sull'altro. Questo vi ricorda qualcosa? Se un corpo agisce su un altro, si tratta di una coppia di forze, azione e reazione. È vero che il blu colpisce il rosso, quindi lo accelera, ma è vero anche il fatto che il blu subisce una forza perché viene frenato proprio dallo stesso fenomeno, dalla collisione con quello rosso. Ok? Quindi nel corso della collisione la forza con cui il carrello blu agisce su quello rosso ha lo stesso valore della forza con cui il carrello rosso agisce su quello blu, stessa intensità ma verso opposto. Perché? Perché si tratta di una coppia azione e reazione. Ok? Se no, lo rifarò, se andiamo a vedere che cosa succede nel di quanto cambia la velocità, perché ciascuna delle due forze possiamo interpretarla usando il secondo principio della dinamica, cioè la forza che agisce sul carrello blu sarà la massa del carrello blu per l'accelerazione del carrello blu, la forza che agisce sul carrello rosso sarà la massa del carrello rosso per l'accelerazione del carrello rosso. Tra le due c'è un'eguaglianza con un cambiamento di segno. Supponiamo che la collisione, l'urto, duri un certo istante delta t, durata dell'urto, o se preferite tempo intercorso tra prima e dopo l'urto. Allora l'accelerazione di entrambi posso scriverla come la variazione della velocità dei carrelli, in questo caso blu, nell'intervallo di tempo necessario a cambiare la velocità. L'accelerazione è la variazione della velocità diviso tempo. Lo stesso vale per quello rosso. Avrò massa del rosso per variazione di velocità del carrello rosso diviso intervallo di tempo. E questi due sono opposti. Ma il delta t è lo stesso in entrambi i casi, sia a destra che a sinistra. Quindi posso moltiplicare a destra e a sinistra per delta t. E ottengo la massa del blu per la velocità del blu uguale a meno massa del carrello rosso per la velocità del carrello rosso. Ora se porto tutto a sinistra ho massa del carrello blu, variazione di velocità del carrello blu più massa del carrello rosso per variazione di velocità del carrello rosso mi dà 0. E già qua riusciamo a intuire qualcosa. Quando ho dei delta vuol dire che sono delle cose che cambiano. Quando ho una somma di grandezze che coinvolgono dei delta, quindi ho qualcosa a che fare con un cambiamento totale, complessivo. Se poi a destra ho 0, vuol dire che quel cambiamento è nullo. Se qualcosa non cambia, vuol dire che quello è qualcosa di importante, che qualcosa rimane costante. Ok? Siccome durante l'urto la massa dei carrelli rimane la stessa, qui posso coinvolgere nella variazione non solo V ma anche M. Questa grandezza posso scriverla come la variazione di MV.
m volte la variazione di v è uguale alla variazione di m volte v. È la stessa cosa, perché v, m non cambia durante il muto. Più la stessa cosa posso fare per quello rosso. Ma la somma della variazione di queste due grandezze posso scrivere come la variazione del totale. La variazione di mv per il blu e per il rosso, okay, la somma delle due variazioni è uguale alla variazione del loro totale. E questo mi dice che la loro variazione è nulla. Durante l'urto, poiché ciascuno dei due carrelli cambia di velocità a causa dell'altro, il sistema formato dai due carrelli ha un totale di questa grandezza, cioè un totale del prodotto massa per velocità del primo carrello più quello del secondo, il loro totale non cambia. Quindi durante l'urto mvv più mrvr è costante. Questo mi dice che questa grandezza ha un significato particolare. Il prodotto massa per velocità prende il simbolo p minuscolo, si chiama quantità di moto. Definisce quantità di moto di un oggetto il prodotto tra la sua massa e la sua velocità, ed è un vettore. Ok, nel nostro caso abbiamo che la quantità di moto del carrello blu più la quantità di moto del carrello rosso durante l'urto è costante, non cambia. Il totale prima e dopo è lo stesso. Perché la variazione del totale è zero. Come siamo arrivati a questo punto? Beh, la cosa importante è questa, il fatto che le forze che alterano la velocità di ciascuno dei due carrelli, la forza su B e la forza su R, ciascuna delle due è dovuta alla presenza dell'altro carrello. Ok, se io penso ai due carrelli, quello blu e quello rosso, penso ai due carrelli come facenti parte di un unico sistema blu rosso, allora le forze che agiscono su entrambi i carrelli sono dovute solo alla presenza dell'altro carrello, non a qualcosa di esterno al sistema dei due carrelli, perché le forze esterne, che sono la forza peso e la resa vincolare, tra di loro si bilanciano. Quindi quando le forze esterne al sistema sono nulle, cioè contano, sono in gioco solo forze interne, hanno effetto, vuol dire non nulle forze interne, se le forze esterne hanno risultante nulla, allora la quantità di moto totale
stampa. Questa relazione prende il nome di legge o principio di conservazione della quantità di moto. In un sistema, non importa di cosa è fatto, 2 carelli, 50 carelli, 2000 carelli, un sistema planetario, un tir, un triciclo, non ha importanza. Se ho un sistema di oggetti e le forze esterne a questo sistema hanno risultante nulla, possono esserci ma sono bilanciate da altre, come nel caso del peso della relazione vincolare, okay. Allora c'è una grandezza vettoriale che si chiama quantità di moto che rimane costante. Qualunque cosa succeda dentro questo sistema, la somma di tutti i prodotti massa per velocità di ogni singolo componente dà un totale che rimane costante. Il valore della quantità di moto di quello blu e di quello rosso cambia, ma la loro somma no, rimane costante, si conserva. E attenzione, è una grandezza vettoriale, non è come l'energia che è uno scalare. Questa è una grandezza che ha un'intensità, una direzione e un verso. La collisione, l'urto, avviene nel rispetto di questa grandezza. Ok? Ma allora, ditemi se è tutto chiaro. Ma allora cosa... Se torno indietro, chiamiamo P totale, la somma MR VR più NV V. Quantità di moto del carrello rosso e di quello blu. Ok? E questa grandezza avrà dimensioni di chilogrammi per metri diviso secondo, ma anche questa è anche quella totale, d'accordo? Se immaginate di vedere i due carrelli come un unico sistema, allora posso pensare a un qualcosa che abbia questa come quantità di moto. Questo oggetto ideale, questo punto ideale, si chiama centro di massa. Cioè è il punto che si muove, che evolve, che si comporta come se tutta la massa del sistema fosse concentrata in esso. Diciamo così, se io guardo i due carri da lontano, difficile riesco a distinguerli, è come se fossero la stessa cosa. Ok? Nel stesso punto. Se quindi mi interessa la totalità del sistema, dico beh, l'oggetto è concentrato in quel punto. Quel punto lì si chiama centro di massa. Cioè è un punto ideale, non sempre è occupato da qualcosa, che si comporta come se la massa dell'intero sistema fosse concentrata in esso. Ma la massa del sistema è MR più MV nel nostro caso, per avere una quantità di moto devo moltiplicare questo per una velocità. Questa è la velocità del centro di massa. Quindi si comporta come se fosse un unico oggetto che ha la massa dell'intero sistema. Ok? E una velocità opportuna che sarà quella ottenuta da questa eguaglianza. D'accordo? Ma se immagino idealmente questo punto, cioè se costruisco questo punto, cosa dovrei vedere durante l'urto? Perché se è vero che la quantità di moto totale è costante prima e dopo l'urto, allora, poiché le forze esterne sono di risultante nulla, se io prendo la quantità di moto totale,
prima e dopo l'urto, cosa dovrei osservare? Zero. Ma se la quantità di moto totale prima dopo l'urto non cambia, poiché la massa è sempre la stessa, la velocità del centro di massa è costante. Quindi il centro di massa si accorge o non si accorge dell'urto? No. Se è vero che si conserva la quantità di moto totale, cioè in base a questo principio abbiamo visto che c'è una grandezza che prima e dopo dell'urto rimane la stessa, e la quantità di moto totale la immagino concentrata in un punto ideale che chiamo centro di massa, questo punto, il centro di massa, ha un moto che non si accorge, non cambia a causa dell'urto, perché le variazioni di velocità sono delle sue componenti, non dell'intero sistema, perché le forze esterne al sistema che cambierebbero la quantità di moto totale sono nulle, hanno il risultante zero. È chiaro? Vediamo. Trovo l'analisi che avevo fatto a suo tempo, che è molto più efficace di quello che stavo detto. Qui sono due carriere di massa diverse, c'è la collisione. C'è la solita asta da un metro. Ma qui taglio un po' di film, di fotogrammi, ma insomma si potevano lasciare anche tutti. Il nastro di calibrazione è quello segnato a fianco della rotaia. Qui le coordinate le prendo, nella posizione iniziale del primo carrello, e poi si tracciano i due carrelli. Che ho cambiato il colore, ho cominciato da quello blu. Ok. Questo è un filmato diverso dal precedente, ma comunque il principio è lo stesso.
il carrello blu ha una massa circa doppia dell'altro, anche che c'è una lieve deviazione nelle due tendenze, viene rallentato. Non c'è un'unica retta che va bene prima e dopo. Prima dell'urto la velocità è di circa 0,6 metri al secondo, dopo l'urto è un po' più bassa, 0,35-0,34. Secondo carrello, quello che mi permette di mostrarvi è che si può definire il centro di massa del sistema, questo puntolino verde, devo inserire le masse dei due carrelli, e se lo faccio, quella lì che vedete è la legge oraria del centro di massa, non c'è la minima indicazione di cambiamento di velocità. Il centro di massa è velocità del tutto costante tra prima e dopo. Se guardate questa, non vi accorgete di quando viene l'urto. Quindi questo conferma che c'è una grandezza che si chiama qualità di moto che si conserva durante l'urto, e B, che c'è un punto che si chiama centro di massa che posso pensare come rappresentativo dell'intero sistema, cioè che evolve e si sposta come se fosse soggetto alla forza risultante esterna al sistema. Se le forze esterne hanno risultante zero, la velocità è rettilinea uniforme. Grazie, alla prossima puntata.